Credo che la data del 20 agosto del 2018 possiamo e potremmo ricordarla in futuro come una data storica. Una data storica perché per la prima volta nel mondo il Venezuela, una nazione, adotta una criptovaluta per dare una svolta economica e finanziaria al proprio paese. Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo canale e continuo il racconto che ho iniziato in altri video rispetto alla nascita di questa nuova criptovaluta. Ve l'ho raccontata in altri video, vi ho dato questa notizia oggi e ufficializziamo, è ufficiale, da lunedì 20 agosto del 2018 il Venezuela cerca di trovare una svolta economica e finanziaria alla propria crisi economica tramite la prima criptovaluta di Stato, il Petro. Il Petro sarà una criptovaluta strettamente collegata al prezzo del barile venezuelano. Come sapete, il Venezuela è un paese che estrae petrolio e quindi ha fatto questa scelta. Il Bolivar sovrano è la nuova moneta collegata alla criptovaluta Petro ed è stata introdotta il 20 di agosto. Facciamo un passo indietro. Il Venezuela sta vivendo una delle crisi più profonde della sua storia. Considerate che un pezzo di pane è arrivato a costare decine e decine di euro, per fare un paragone di dollari, direi. E nella nostra moneta. Il presidente del Fondo Monetario Internazionale ha chiarito, o forse minacciato, dipende dai punti di vista, che il livello di inflazione del Venezuela raggiungerà prezzi incredibili, livelli incredibili, quindi farà aumentare i livelli dei prezzi. Le persone stanno scappando dal Venezuela e ci sono vari approfondimenti sul web su queste notizie. Diciamo che il web ne dà abbastanza di notizie su quella che è la crisi economica del Venezuela, la crisi dell'inflazione, la crisi dell'aumento del livello dei prezzi, la crisi delle persone che scappano dal proprio paese. Però in questo video io voglio dare un tocco di fiducia, un tocco di positività all'interno di una storia veramente negativa, perché non ci può essere cambiamento se non c'è una caduta, non ci può essere una svolta se tutto chiaramente va per il verso giusto. Quindi la svolta è l'introduzione per la prima volta in uno dei paesi del mondo, il Venezuela, di una criptovaluta. È chiaro che molti di voi, per capire il motivo per cui è stata adottata una criptovaluta e non si è deciso di adottare altre forme, diciamo così, tra virgolette, di sovranità monetaria, hanno bisogno di approfondire tantissimo queste tematiche. Ma non preoccupatevi, perché qui su questo canale, nella playlist Economia Digitale, Blockchain e Criptovalute, svolgerò proprio questo lavoro di approfondimento, cercando di entrare nello specifico degli strumenti che vengono adottati nella blockchain e nel funzionamento tecnico specifico della blockchain. E quindi l'invito è quello di seguirmi in questo canale e in questo momento l'unica cosa che posso aggiungere è che ci troviamo di fronte ad una svolta incredibile. Veramente in pochi giornali, pochi siti, poche informazioni stanno girando su questa svolta economica incredibile. Considerate che il Venezuela sta vivendo una crisi economica da 4 anni, il livello dei prezzi e quant'altro è una notizia purtroppo sentita e risentita. La notizia vera in questo momento è questa svolta economica finanziaria, questo cambio di paradigma, questa nuova visione del mondo, la possibilità di entrare e di avere il possesso delle proprie chiavi di casa tramite la moneta, che è l'unica cosa che conta per avere le chiavi di casa al sicuro. Quindi continuate a seguirmi su questo canale per rimanere aggiornati su questa tematica e sulle altre relative alla blockchain, all'economia digitale e alle situazioni economiche e finanziarie che si aggirano nel mondo. Avevo intenzione di fare un altro video su altre tematiche relative alle playlist che ho nella mia pagina YouTube, nel mio canale YouTube, ma credo che questa fosse una notizia veramente importante di cui portarvi a conoscenza, dato che se ne parla veramente poco sui vari giornali e chi ne parla solamente da un punto di vista di depressione e di crisi economica che, ripeto, non fa notizia, visto che il Venezuela
vive questa crisi economica da qualche anno e nessuno vi ha invece parlato, come ho fatto in questo canale, del attentato che c'è stato sul presidente Maduro qualche settimana fa, sul tentativo di un attentato e non è andato in porto, e su questa svolta economica. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao, buona giornata.